cartoni animati per i più piccoli. Buongiorno a tutti! Un buongiorno molto divertente oggi con Crazy Spin. Allora, questi li conoscete tutti, no? I fidget spinner, ecco. Questi sono i Crazy Spin che si trovano in edicola e sono della Edi23, vi faccio vedere. Edi23. E ci dice anche, trova la glow in the dark che si illumina al buio. Wow, ma sono super curiosa! Sono le nuovissime trottole da dito super colorate. In ogni bustina trovi un magazine ed una trottola. Allora, voi vi chiederete qual è la differenza tra questi Crazy Spin e gli altri fidget spinner? La differenza sostanziale è questa, che questi sono più piccolini, quindi sono pensati proprio per i bambini. Siccome questa ormai è diventata una mania, una moda, quelli dei fidget spinner, però molto spesso hanno delle dimensioni tali per cui i bambini più piccoli non ci possono giocare perché hanno le manine più piccole, quindi questi sono pensati proprio per i bambini più piccolini. Sono assolutamente sicuri e hanno un prezzo veramente veramente vantaggioso, perché li trovate in edicola, ora vi dico a quanto, a 3,50 euro, quindi a differenza di altri costano sicuramente meno. Ah, ecco, qua ci fa vedere quelle che possiamo trovare: la Thunder Blue, questa, il vortice accecante, quindi questa è la glow in the dark, quella che si illumina al buio, e la black twister. Qua ce ne sono altre, sì, green light, tempesta solare e dragon wheel. Wow, quindi ne abbiamo 6, bellissime, tutte da collezionare per divertirsi quest'estate a spiaggia. Apriamo e andiamole a scoprire. Mettiamo così. Prendo la prima bustina. Allora, vi faccio vedere le bustine come sono. Sono così. Vedete? In una bustina trovi un magazine ed una trottola. Trovo la glow in the dark che si illumina al buio. Due nuovissime trottole da dito super colorate. Apriamola. Ho rotto tutta la bustina, ma si potrà. Eccola qui. Vedete com'è piccina questa? Rispetto ad altre. Quindi questa dovrebbe essere. Ma questa è quella che si illumina al buio? Dopo proviamo. Vediamo il magazine cosa ci dice. Segui la rubrica curiosando e di test geografia. Oh, oh, che bello, c'è la storia delle trottole. Dice che la trottola è un gioco che di solito è fatto in legno, forma di cono con una punta in metallo ad un'estremità. Era diffuso già ai tempi dell'antica Grecia, ma pensate, ma venne usato come passatempo successivamente anche dai romani e più tardi dalle tribù indiane. Attorno alla trottola viene avvolta una corda che al momento del lancio permette l'inizio della rotazione. Ecco, questi sono i vari tipi di trottole. Dai, chi non ha avuto una trottola? Chi non ha avuto? Ah, queste sono bellissime, queste sono quelle che si scontrano tra di loro. Belle, belle. Questo è interessante. Lo sapevi che Saturno è un pianeta che, se immerso in un mare tanto grande da contenerlo, potrebbe galleggiare? Ma dai! Infatti si tratta di un pianeta gassoso. Ah, questo lo sapevo. Ha una densità media che raggiunge appena i 7 decimi di quella dell'acqua, dunque potrebbe galleggiare. Ma che storia! Eccole qua le nostre Crazy Spin. Ah no, io allora penso che ho trovato la green light. Non abbiamo trovato ancora la vortice accecante. Apriamo le altre, dai. Su, 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 su. Che bella questa! Bellissima, così arancione. Chi è questa? Ah, la Dragon Wheel.
Molto molto bella. Sì. Voglio provare a fare una cosa. Se ci riesco, perché non è detto. Non è detto che ci riesca. Sì, riesco a farle girare insieme. Forti, bellissime, mi piacciono tanto. Apriamo un altro bustino. Io voglio quella che si illumina. Dov'è quella che si illumina? Sei qui dentro? No. Questa è la Thunder Blue. Che bell'effetto. Fa anche un po' da ventilatore. Bella. Faccio girare insieme. Veramente belle. Yuhu. Adesso queste le lascio girare qua. E apro un'altra busta. Si è aperta la busta. Ma è un'altra verde uguale. No. Ma che sfortuna. Oh. Ripongo tutte le mie speranze in te mentre le tue amiche girano. Oh, dove sei? Non abbiamo trovato quello che si illumina. Questa è la tempesta solare. Proviamo con tre. Sì, ci riesco. Che bel effetto. Oh. Oh no, ne ho rotta una. Sono proprio incantata. Vabbè, basta un po' di colla qua e poi si riattacca. Nessun problema. Funzioni lo stesso, però insomma. Adesso le faccio girare tutte. Che belle, che forti. Diamo un'altra spintarella a lei. È rimasta una bustina da aprire. Quella nera che si chiama Black Twister. La Black Twister. Però non abbiamo trovato quella che si illumina al buio. Uffa. Devo riandare in edicola a cercarla. Eh sì, perché queste sono uguali. Mannaggia la pupazza.
Però sono troppo divertenti, super colorate, veramente belle. E poi per 3,50 euro ne vale veramente la pena. Voglio provare a fare una cosa. Voi dal monitor mi sa che lo vedete tipo a rallentatore, invece sta girando velocissimo. Troppo forte. Fatta cadere. Con le mie Crazy Spin, che vi ricordo si trovano in edicola a 3,50 euro, io vi saluto e adesso le faccio roteare. E mi tengo in mano questa qua nera per rilassarmi. Vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Dai, voglio far girare anche te. Voglio far girare anche te. Ciao bambini.